Ragazzi, era nell'aria e Allegri non sarà più l'allenatore della Juventus e ci sarà il divorzio. E a questo punto ci sono degli scenari. Ragazzi, a questo punto si rimpasta tutto. Potrebbe succedere qualsiasi cosa. Perché? Perché Conte, che tutti danno sicuro, sicurissimo all'Inter, e chi può dirlo adesso? Non è detta, perché poi sappiamo che comunque nei sogni, nelle fantasie di Antonio Conte c'è sempre la Juventus, squadra insomma a cui è legato a doppio filo, sia per essere stato giocatore, sia per essere stato allenatore e aver vinto tanto, e lui ce l'ha proprio qua. Sarebbe il suo sogno massimo riuscire a vincere la Champions League con la Juventus, lì dove non è riuscito nessuno fin dall'epoca, insomma, dei Marcello Lippi. E per cui io mo non lo so, ripeto, tutti danno Conte per fatta all'Inter, tutti i giornali, nessuno ha dubbi, però io un piccolo pensierino ancora, non dormirei proprio sonni tranquilli. Io ve la butto là, poi chiaramente Dio vede e provvede. Le alternative ora quali sono? C'è anche Didier Deschamps. Potrebbe essere un profilo adatto e, tra l'altro, come già detto in qualche video fa, se lo meriterebbe anche tutto sommato, perché è stato l'allenatore che è sceso in Serie B, ha portato la squadra in Serie A e poi è stato accompagnato alla porta per far posto a Claudio Ranieri. Ora, obiettivamente, io già per il solo fatto di essere sceso in Serie B, avermi portato in Serie A, una opportunità anche l'anno successivo l'avrei data. Quindi se tornasse adesso alla Juventus, secondo me sarebbe giusto. Non dico però sarebbe giusto per lui. E poi secondo me c'è anche l'ipotesi. Se hanno l'ipotesi, tutte potrebbero essere ipotesi, perché Gasperini potrebbe essere un'ipotesi, tra l'altro piemontese, scuola Juventus, capelli bianchi, che pure quello è importante. Poi ci potrebbe essere, che ti posso dire, un profilo che è stato sempre apprezzato molto, è quello di Simone Inzaghi, che comunque si parla che ha finito anche lui la sua avventura con la Lazio. Ci potrebbe essere, non lo so, lo stesso Spalletti potrebbe essere un profilo interessante. Insomma, chiunque è una panchina appetibilissima. Certo, il top sarebbe Pepe Guardiola. Però a questo punto stiamo a vedere. C'è libero anche Massimo Carrera, eh? Attenzione, arrivederci.